Bruno Valentini è stato sindaco di Siena dal 2013 al 2018. Anni complicati perché ricordiamo sono gli anni in cui il Monte dei Paschi subisce il crollo che tutti conosciamo e quindi meno risorse, ma nell'occasione comunque fu organizzato un'importante mostra, quella dedicata ad Ambrogio Lorenzetti, e furono fatti anche altri interventi. Che anni erano? Il Santa Maria della Scala in quel momento era a rischio chiusura perché non c'erano più i soldi della fondazione e anche la regione non era più in grado di sostenerlo come aveva fatto fino a pochi mesi prima. Quindi dovemmo, diciamo, inventare una formula nuova, quindi un direttore, scelto, direttore artistico scelto con bando nazionale, alcuni investimenti sulla programmazione. Un grosso finanziamento sulla ristrutturazione del Santa Maria della Scala, che ancora oggi stanno sfruttando perché non hanno trovato finanziamenti nuovi. Pensate che addirittura ci toccò inventare una sorta di regalo fiscale da parte della Banca Monte Paschi, che invece dei soldi ci dette la disponibilità di un pool di architetti che fecero un progetto che ancora oggi si sta realizzando. E poi l'accordo con l'Opera del Duomo per fare la biglietteria unificata e per consentire al Santa Maria della Scala di godere del trascinamento dell'enorme notorietà che ha il Duomo e i percorsi museali che sono dentro il Duomo. Quello ci consentì di passare da 20-30 mila ingressi a 200 mila ingressi e con un accordo poi che derivava da un bando pubblico, con un gestore che si faceva carico perché era incentivato attraverso un aggio su biglietti che poteva fare, un accordo che sollevava il comune di circa 800 milioni di costi all'anno, che invece lo ricadono sul comune, che consentì di riportare i conti in ordine, ma soprattutto di dare una programmazione. Nel 2017 la mostra Lorenzetti, oltre a tante mostre che avevamo prodotto, al contrario di quello che si fa ora, che significa semplicemente affittare una mostra che è stata già fatta in Italia una o più volte, la mostra Lorenzetti fu giudicata la migliore mostra italiana dell'anno nel 2017 e quindi c'era una prospettiva, c'era un progetto e il Santa Maria della Scala aveva quell'autonomia che oggi a parole vorrebbero dargli e che non ha perché è ancora una dependenza del comune senza un direttore e soprattutto senza una visione futura. Non sanno cosa fare, questa è la realtà. Parlando del Santa Maria della Scala di quegli anni, una nota negativa è quella della Zumba che fu organizzata nell'ambito della settimana dello sport, del mese dello sport. Insomma, ritornando indietro, lo rifaresti? Quello fu un errore che derivò da una scelta di portare dentro il Santa Maria della Scala per farlo conoscere la città una serie di attività che prima erano esterne e devono rimanere esterne, che consentiva a chi frequentava le palestre di vedere cosa c'era in quelle stanze meravigliose. Poi un'emergenza, mi pare dovuta a una giornata di pioggia, portò gli organizzatori, senza il comune che fosse a conoscenza, a spostare la loro attività con i materassini da stanze vuote a stanze dove c'erano invece quadri o sculture, quindi un errore dovuto a una deficienza organizzativa dell'assessorato allo sport che seguiva l'evento, che non fu più fatta. Da lì in poi c'è stata una svolta vera, quindi è un episodio che non altera il valore di quello che era stato fatto, e cioè recuperare il Santa Maria della Scala a una prospettiva, a un'autonomia, a una progettualità che invece ora si sta perdendo. Ecco, adesso si sta perdendo. Pitteri, che era il direttore nominato, e questa amministrazione ha ritenuto necessario non rinnovare il suo contratto, così come è stato interrotto il rapporto con Opera. Il Santa Maria rimane là, ci sono tanti interventi anche di recupero, che sarebbero necessari. Che cosa ne pensa Valentini? Cosa si dovrebbe fare? Allora, loro hanno adottato un modello giuridico che è quello della fondazione, giusto, cioè quello che serve per dare vera autonomia al Santa Maria della Scala, ma che però è finta perché continua a essere una struttura nelle mani del comune, in particolare del sindaco, che non ha nemmeno le competenze per svolgere questa attività,
Lui per molto tempo è stato di fatto l'assessore della cultura e lo è stato anche con la delega attribuita per poco tempo alla Pugliese, e se n'è andata sbattendo la porta perché non aveva la possibilità di fare niente. Non ha voluto, nonostante il bando, e questo è un vecchio vizio che hanno fatto un bando per scegliere il direttore e ci hanno rinunciato. Hanno fatto un bando a cui hanno partecipato 1.000 ragazzi e ragazze per assumere chi doveva lavorare al museo e hanno revocato il bando con grande sofferenza e sconcerto per cui gli avevano partecipato in totale buona fede a questo bando di concorso. Non hanno trovato partner e quindi non hanno finanziatori. Quindi che senso ha avuto, infatti il gruppo consigliere del PD voto contro, realizzare una fondazione che non ha le gambe e la testa per andare oltre? Guardate chi hanno nominato nel team tecnico-scientifico che dovrebbe affiancare il CDA nelle scelte culturali, tranne uno, un'eccezione, il vecchio conservatore del Santa Maria Scala, gli altri non sanno di cosa si parla e quindi non hanno le competenze per integrare il CDA nel fare scelte che non stanno facendo, per cui ad oggi il Santa Maria Scala non ha le risorse per andare avanti. Non ha partner, non ha progetti, smettendo anche il proprio programma elettorale che aveva garantito alla città che avrebbero fatto un grande evento internazionale all'anno e quindi senza nemmeno più il traino del Duomo, vedrete, purtroppo sono facile profeta, è un augurio che non farei, ma è un ragionamento molto facile, vedrete che nel 2022 si sancirà un enorme passo indietro del Santa Maria della Scala, anche i lavori vanno a rilento nonostante che abbiano finanziamenti e hanno i progetti e quindi rimarrà una grande incompiuta che rimarrà all'ombra del Duomo in quella piazza meravigliosa, ma senza giocare quel ruolo di volano culturale e turistico che invece il Santa Maria potrebbe avere e quindi rimarrà ai margini di quella che dovrebbe essere la grande scommessa di ripresa della città. Ecco, grande scommessa del Santa Maria della Scala come luogo appunto di cultura, ma ricordo nel passato si ipotizzò anche di farne un centro dell'artigianato di qualità, così come di grandi mostre, così come di luogo così da visitare. Cosa si deve fare perché tutto ciò si avveri? Si possono davvero trovare partner, magari a livello internazionale, che possano dare un loro contributo per arrivare a fare del Santa Maria della Scala quello che noi senesi riteniamo essere, cioè un grande polo. In questo momento il Santa Maria Scala non è attrattivo perché è sotto le mani, anzi sotto le grinfie di un sindaco che fa da padre padrone, che non vuole dare autonomia a questa struttura, che non ha nominato un direttore artistico, che ha rinunciato a un accordo di gestione con un grande partner di livello internazionale come Opera, non vuoi quello? Fai una gara e ne trovi un altro, dandolo a Siena Parcheggi, che ora si chiama Sigerico, che non ha competenza, non ha esperienza e non basta mettergli le persone che aprono e chiudono o che controllano una stanza se non hai poi chi ha la competenza per attrarre turisti, per fargli proposte, per essere anche nella comunicazione telefonica quando ti domandano informazioni, un punto di stimolo alla visita. In questo momento è desolatamente chiuso il bookshop, è desolatamente chiuso il bar. E quindi è destinato il Santa Maria Scala a non essere, come dicevo prima, un punto di riferimento di un'offerta che non basta per essere sviluppata dire che questa è una città straordinaria con dei grandi tesori. Li devi valorizzare, li devi promuovere. L'offerta deve rinnovarsi continuamente perché ci sono tanti altri competitor sul mercato culturale e turistico che sono in concorrenza con Siena. E oggi Siena invece, nonostante il potenziale che ha, con queste scelte o con queste non scelte, rischia di essere un comprimario della grande offerta turistica e culturale dell'Italia e della Toscana. E non è questo il ruolo, noi non possiamo essere i gregari in questa gara, dovremmo essere invece una punta avanzata e con questa gestione Siena non può esserlo.
La grande mostra su Duccio, quella di Lorenzetti di cui parlavamo, l'altra sui falsari senesi, insomma, Siena ha prodotto nel corso degli anni delle mostre personali, ma quanto ci vuole intanto a livello economico, di competenze? Siena con la sua università può essere insomma, un buon rapporto da sviluppare. Per fare una grande mostra, un grande evento, ci vogliono 2 anni di lavoro e almeno 1 milione di euro. Noi lo abbiamo fatto, fra l'altro utilizziamo i fondi che Siena vinse come capitale italiana della cultura e oggi siamo talmente in ritardo che noi non solo non avremo un evento nel 2022, ma non ce l'avremo nemmeno nel 2023. Quindi noi ci stiamo autocondannando a un ruolo marginale. In una provincia di Siena, in una regione o quella toscana, dove invece c'è movimento, ci sono iniziative. Vedo Pisa, la mostra che stanno facendo per esempio su Hering, è una mostra molto bella, ma anche Livorno, per non parlare di altri comuni della provincia di Siena, che dimostrano che si possono fare tante cose. Siena, per motivi inspiegabili, se non per questo stretto controllo, questa arroganza che hanno quelli di ora, è come se si fosse autocondannata a essere marginale, a essere secondaria, e su questo sì, i senesi devono ribellarsi e penso lo faranno anche nel momento del voto. Però il voto non potrà supplire a 2 anni di vuoto. Sei pessimista o realista? È purtroppo pessimista, ma c'è una battuta che dice che un pessimista è un ottimista ben informato. Io in genere sono un ottimista, dato che sono ben informato, non posso che avere una visione pessimista sulla Siena dei prossimi 2 anni.